Bentornato negli studi di Tempo Radio all'assessore del Comune di Montichiari, Guido Lanfranchi. Buongiorno assessore, bentornato. Buongiorno a lei. Buongiorno. E a tutti coloro che sono presenti. Allora, noi invitiamo gli ascoltatori a partecipare alla trasmissione, ricordiamo il numero per mandare gli sms, i messaggi WhatsApp, che è il 348-3188-339, lo ripeto, 348-3188-339, poi ricordiamo le dirette streaming sulle pagine Facebook e Twitter del Gazzettino Nuovo e Tempo Radio. Dunque, Montichiari, c'è una canzone che parla del mercato di Montichiari, anzi sarebbe il mercato di Montichiari, se non mi sbaglio, la canzone, giusta? Sì. Dove il commercio, è un comune dove il commercio da sempre è particolarmente importante, tanto che avete anche un distretto unico, giusto? Sì, il distretto unico del commercio, DUC, fra l'altro, come appena i nostri commercianti sanno, abbiamo partecipato e ottenuto l'eccellenza per quanto riguarda il bando 2022-2024, siamo già usciti col bando, siamo in attesa evidentemente delle iscrizioni. Rammento che abbiamo a disposizione circa 72.000 euro da distribuire a coloro che presentano la domanda. Le domande sostanzialmente potevano essere presentate dal 28 marzo e rammento evidentemente che la scadenza delle domande è del 15 giugno 2023, naturalmente. Quindi c'è ancora tempo. Sì, c'è ancora tempo. Invito, mica tanto, ma invito infatti ai nostri negozianti di mettersi a contatto, qualora avessero, è estremamente facile fare diciamo l'istanza, però avessero dei problemi, di contattare l'ufficio del commercio, le cui professionalità delle persone che sono adibite è riconosciuta da tutti e della estrema disponibilità ad aiutarle a eventualmente compilare queste domande. Abbiamo ancora parecchie risorse a disposizione, per cui proprio sollecito a fare queste istanze, anche perché mi piacerebbe appunto distribuire tutti i fondi che sono a disposizione. Ecco, sono fondi che abbiamo ottenuto dalla regione e quindi vanno ad aiutare i nostri negozianti al dettaglio. Quindi è importante la spesa che loro sostengono in quota capitale. Il contributo massimo che si può raggiungere in questo momento sono 1.500 euro, quindi si va da un minimo di 500 a un massimo di 1.500. Naturalmente loro devono documentare le eventuali spese che hanno fatto ai fini della ristrutturazione in capitale dei propri negozi, quindi è molto ampio, per cui tutte le eventuali spese possono rientrare, distinguendo naturalmente la spesa in capitale dalla spesa in conto corrente. Per cui c'è ancora tempo, un mese, e quindi attendiamo le vostre domande. Lei, assessore, che deleghe ha? Mi scusi. Le delega al commercio, poi abbiamo delega allo sport e poi al servizi cimiteriali. Esatto. Quindi, tre situazioni sempre abbastanza particolari, diciamo. Particolari, tra l'altro particolari due, le prime due, la terza no, le prime due che si possono anche collegare, tra l'altro, assolutamente importanti. Sì, sicuramente la battuta che sempre faccio è che con queste deleghe colgo tutti gli aspetti della vita di una persona, si parte dalla gioventù, dallo sport, naturalmente nell'ambito dell'assessore allo sport i temi sono diversi, esatto. Si va poi all'età media, commercio, e poi si arriva. Ecco, ricordiamo tra l'altro che quando abbiamo gli esponenti dell'amministrazione di Montichiari, noi siamo in diretta streaming sulle pagine Facebook e Twitter e su YouTube del Gazzettino Nuovo Tempo Radio, ma anche sulla pagina Facebook del Comune di Montichiari. Sì. Tra l'altro, anche questo non l'avevamo ricordato, lo ricordiamo adesso. Quindi ci potete seguire anche dalla pagina Facebook del Comune di Montichiari. Dunque, contributi dai 500 ai 1.500 euro, che non sono bruscolini, questo sicuramente. Ma come li può usare un negoziante? Cioè, io sono un cartolaio, sono un macellaio, un salumiere, non so, come li posso usare? Ecco, se loro hanno fatto, come sicuramente hanno fatto, delle spese
naturalmente documentate da fatture, spese che partono da, come dicevo, da marzo del 2022 possono arrivare fino al 28 luglio del 2023 relativamente a macchinari oppure interventi in quota capitale, quindi sul proprio negozio, riammortamento dei propri mobili e così via. Oltre a questo poi ci sono le spese correnti naturalmente fatturate. Entro questo periodo presentano questi documenti e naturalmente devono essere le spese sostenute tracciabili, quindi con bonifici, quindi certo, in maniera tale che possono essere verificate che sono effettivamente sostenute. Presentano l'istanza, c'è il modulo che abbiamo fatto nel bando che è a disposizione, lo compilano e via PEC lo mandano sostanzialmente al nostro ufficio. Comunque ribadisco, qualora vi sia, l'importante è aver sostenute delle spese, perché l'iniziativa nostra è quello di aiutare, contributo a fondo perduto sostanzialmente, però coloro che credono nella propria attività. Eh sì, assolutamente. Perché altrimenti sarebbero spese, cioè soldi pubblici buttati senza valore. Quindi non è un'assistenza, non è un'assistenza, ma è un incentivo sostanzialmente a proseguire la propria attività. Esatto, facevamo l'esempio, salumiere, si è comprato la fettatrice nuova, il cartolaio, un altro esempio che avevamo fatto, ha rifatto la vetrina con i faretti, perché ecco appunto questo è un intento proprio per incentivare e consolidare i nostri negozi a dettaglio. Anche perché che fra l'altro devo dire dai dati, perché teniamo sempre monitorato la situazione. Sappiamo tutta la situazione purtroppo collegata al Covid a quel periodo, però posso dire che la statistica ci porta che complessivamente, anche dividendo di vari settori, gli esercizi sono rimasti pressoché uguali. Quindi non abbiamo avuto dei cali. Infatti è quello che le volevo chiedere, perché un'impressione è che i negozi al dettaglio tutto sommato stiano recuperando un pochino. Le persone sono un po' stanche dei mega centri commerciali, per esempio. Bravo, e infatti tanto per dire, a Montichiari in questo momento tenendo presenti i dati dal 2020 al 2022 siamo sostanzialmente sempre sui 300 esercizi commerciali, quindi non c'è stata una diminuzione tale da renderci preoccupanti su questa cosa. Devo poi, fra l'altro, una cosa curiosa, in questi dati, se li dividiamo poi per settori, mi è rimasto impresso, ma dà l'idea anche dell'evoluzione della nostra comunità, i tatuatori, per cui a Montichiari siamo passati, tanto per dare dei dati, da 2 tatuatori dal 2019 a 7 tatuatori nel 2022, quindi questo dà l'idea di come questa attività sia fortemente sentita. Dai, non dal sottoscritto, perché io ho una certa età, per cui comunque è un'attività che è vecchia di secoli, per cui infatti tra l'altro tipica maschile, tra l'altro adesso lo fanno anche le donne, ma non soprattutto gli uomini. Per quanto riguarda tutto rientra anche nella creazione di una sorta di welfare territoriale, o sbaglio? L'obiettivo che ci siamo prefissi, naturalmente collegandoci, non si inventa nulla in questo settore, nel senso che abbiamo una normativa nazionale che sta portando il cosiddetto welfare aziendale a far sì che ci sia sempre più una collaborazione tra le aziende da un lato e il territorio, il negozio per noi al dettaglio. Tengo solamente a precisare che proprio il decreto lavoro in quest'ottica, relativamente al welfare aziendale, ha previsto l'incremento da 258,23 euro a 3.000 euro in totale esenzione fiscale e contributiva alle aziende che danno benefit, chiamiamoli così, ai lavoratori e con figli a carico da un punto di vista fiscalmente, mentre invece per gli altri lavoratori rimarrebbe la soglia di esenzione 258,23 euro. Quindi questa legislazione è a livello nazionale per il 2023. Noi cosa si ha intenzione di fare? Ed in questo ci siamo già attivati attraverso una serie di colloqui effettuati con i soggetti referenti, che praticamente nella nostra ottica sono da un lato il mondo delle imprese e dall'altro il mondo dei nostri negozianti al dettaglio, in maniera tale che quelle imprese che eventualmente desiderano
introdurre un welfare aziendale per i propri dipendenti, con vantaggi sia dell'uno che dell'altro, sia da parte delle aziende sia da parte evidentemente dei dipendenti, per la particolare disciplina fiscale e contributiva che il legislatore nazionale ha posto. Ecco, per quelle aziende che volontariamente naturalmente introducono questi strumenti, diano la possibilità con dei semplici voucher, quindi lo strumento anche questo è legislativamente previsto, ma diano la possibilità di spendere eventuali voucher, nel limite sancito evidentemente dal singolo imprenditore, ai negozi a dettaglio di Montichiari, in maniera tale di creare, diciamo, un, come posso dire, a cielo aperto, un grande magazzino, in maniera tale che quei negozi che poi già sono inseriti all'interno del distretto urbano del commercio, cioè del DUC, per i quali rammento che sono ancora a disposizione per coloro che si iscrivono presso l'ufficio le vitrofanie con l'emblema del nostro distretto urbano del commercio, il quale sostanzialmente potrebbe essere anche un segnale per quel lavoratore che diventa in quest'ottica consumatore di andare in quel negozio e spendere questi voucher, quindi con vantaggio sostanzialmente poi di tutto il territorio. Questo da un punto di vista, diciamo, del settore commercio. Evidente che noi come ente locale possiamo solamente fare quell'azione di iniziativa, di coordinamento, se vogliamo, di dare il lancio, come dicevo, a questi soggetti, in modo tale che ci sia, certo, questo partenariato che creerà, a nostro giudizio, una virtuosità nell'economia locale, anche perché sostanzialmente andiamo verso una concorrenza sempre più spietata, per cui ci sarà anche sempre di più una concorrenza territoriale, a mio giudizio. E tra l'altro, in quest'ottica, costituisce anche una carta, diciamo, a favore potenzialmente del negozio piccolino rispetto a quello che è la grande distribuzione. Esatto, esatto, che è, insomma, un qualche punto in più per chi è più piccolo. Eh sì, perché ci sono, cioè, certe volte sfugge al cittadino, così, ma anche la grande distribuzione, adesso senza voler andare, però quel comprare via internet e così via. Chiaro che poi, tanto per dire, faccio un esempio banale di per se stesso, arrivano i cartoni, poi i cartoni chi li smaltisce? Esatto. Esatto. Il comune, cioè, esatto, voglio dire, quindi sostanzialmente sono dei costi indiretti che si hanno, certo, facilita come prezzo, ma da un punto di vista non crea nessuna virtuosità in un certo senso, ma un appesantimento di costi al territorio. Esatto. Allora, ci fermiamo un attimino con l'assessore del comune di Montichiari, Guido Lanfranchi, ci troviamo tra un paio di minuti nella seconda parte. L'assessore del comune di Montichiari, Guido Lanfranchi, questa è la seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Abbiamo parlato di questo welfare aziendale territoriale, appunto, a beneficio dei lavoratori, in particolare di quelli con figli, che avranno appunto un tetto più alto, però comunque hanno anche i figli da mantenere, ricordiamo anche questa cosa qua, non è un caso questo, e dei negozi di prossimità anche, questo è un qualche cosa di estremamente importante. Per quanto riguarda invece la riorganizzazione anche dei costi del mercato, tra l'altro, c'è qualche novità? Sì, come ha detto lei giustamente all'inizio, Montichiari come città è famosa per il proprio mercato del venerdì. Purtroppo sappiamo che ormai in tutti l'evoluzione ha portato sempre di più questi mercati settimanali ad soffrire una certa crisi, nel senso che sempre meno ambulanti partecipano sostanzialmente magari al mercato, per tanti motivi, per la concorrenza da un lato. Quindi uno degli obiettivi del nostro azione è proprio quello di sostenere il nostro mercato, che anche perché è la tradizione di una comunità, di un paese. Spesse volte, così a livello di curiosità, soprattutto nei confronti dei giovani, provate, vi sprono a fare questa: domandate ai vostri figli, ma quando è il giorno del mercato del nostro paese? Purtroppo molti non lo sanno. Così come adesso rammento per tutti, il 12 maggio avremo la festa del nostro patrono San Pancrazio, sì, giusto, per cui anche qui la nostra attività si è caratterizzata nel dar luogo, l'assessore di competenza evidentemente si è attivata molto bene per dar luogo a tutta una serie di eventi, i quali creano un volano anche
indirettamente a tutto il settore del commercio. Quindi abbiamo tutto il mese di maggio dedicato, diciamo, ad eventi turistici, di spettacolo, che creano tutta questa movimentazione. Però ritornando a quello che volevo dirvi, cioè, se voi domandate ai vostri figli qual è il giorno del Santo Patrono, magari qualcuno non lo sa, cosa che se andiamo indietro solamente 20 anni fa tutti sapevano che il 12 maggio era la festa di San Pancrazio. Addirittura, se voi domandate ma qual è il giorno del mercato in cui ti ritrovi sostanzialmente, una volta la comunità si ritrovava, non lo sanno, molti certo. Non lo sanno. E allora chiaro che in questa situazione diventa fondamentale. Qual è il giorno? Mi scusi, già che ci siamo. Venerdì. Venerdì. Però lei ha giustificato. È giustificato perché non è monteclarense, quindi la giustifico. Non lo giustifico per i monteclarensi, che devono sapere che il venerdì è il nostro giorno del mercato. E allora dicevo, in quest'ottica stiamo riorganizzando i posti, nel senso che siamo usciti con diversi bandi in maniera tale che eventualmente quei posti vacanti che non vengono sostanzialmente occupati perché sono stati abbandonati verranno eliminati, anche al fine di creare, diciamo, un mercato qualitativamente, se possibile, più incentivante per il consumatore. Ma poi un difetto dei mercati, adesso non sto parlando di quello di Montichiari, è che tante volte non c'è lo spazio per camminare. Se magari c'è un po' più di spazio uno si sente anche un po' più un po' più d'ossigeno, anche proprio. È vero, osservazione corretta, giusta, che è stata appunto anche considerata nelle nostre valutazioni su quest'opera. Quindi al mercato del venerdì ci teniamo particolarmente proprio per queste tradizioni, perché siamo molto legati a creare quello spirito di comunità che arrivano attraverso tutte quelle manifestazioni che vengono fatte, e sostenere con azioni i nostri ambulanti. Giustamente. Ascolti, è stata introdotta una tassa di soggiorno anche per quanto riguarda Montichiari, perché Montichiari, tra l'altro, a parte che è vicino al lago, ha il centro fiera e poi tanti ristoranti, tante attività ricettive. Sì, è passato il regolamento in sede di consiglio comunale, diciamo che la normativa nazionale dà la possibilità, perché non tutti possono farlo, però dà la possibilità alla città di Montichiari, in quanto città considerata turistica, di introdurre questa, diciamo, tassa. Non tocca, ma poi non tocca assolutamente coloro che hanno la residenza anagrafica nel nostro comune, quindi tengo, perché è anche giusto a sottolineare che con tutte le difficoltà che abbiamo come bilancio, abbiamo mantenuto ancora identiche le tasse relative all'addizionale comunale e all'IMU, e quindi questo, diciamo, magari un piccolo contributo che vogliamo dare alle nostre famiglie a residenza Montichiari. Comunque, ritornando al tassi soggiorno, sostanzialmente ci dava la legislazione nazionale questa possibilità, abbiamo introdotto un regolamento proprio in consiglio comunale. Vi dico che la normativa prevede come quota massima 5 euro. Naturalmente noi adesso saremo proprio domani saranno convocati i ristoratori. Diciamo che questi esercizi complessivamente a Montichiari sono circa 31, diciamo, esercizi che alloggiano le persone che arrivano. Tra l'altro c'è anche una media di flussi importante, perché tenendo presente il periodo pre-Covid e il periodo post-Covid, perché naturalmente il sindaco è molto attento a tutte queste situazioni, a Montichiari veicolano possibilmente sui 50.000, 55.000 periodo pre-Covid, e adesso siamo all'incirca nel 2021, eravamo sui 34, quindi voglio dire c'è parecchia affluenza di persone che vengono, sia dal punto di vista turistico sia dal punto di vista, diciamo, molto ovviamente per tutte le manifestazioni collegate agli spettacoli che Montichiari riesce a dare attraverso anche le strutture che intelligentemente sono state fatte negli anni addietro,
ma rammento il Palajord e prossimamente speriamo il velodromo. Certo, allora io le leggerei il messaggio, assessore. Uno dice: Lanfranchi dobbiamo essere capitale dello sport, per ora è il momento di aprire al pubblico il velodromo, anche se non ho un American Bar e un fast food, insomma è importante aprirlo. Quindi tra l'altro lei ha anche la delega allo sport, quindi sì, sì. Su questo sfonda una porta aperta, siamo tutti protesi affinché, e con grande attenzione sempre da parte di tutta l'amministrazione, in particolare devo dire del nostro sindaco, sul discorso del velodromo, e si cerca di più rapidamente di poterlo aprire. Assolutamente. Allora dobbiamo mantenere attivo il mercato settimanale, perché poi fa parte della tradizione. Io non sono più giovane, per me è la festa al venerdì, dice Maria di Vighizzolo anche, quindi salutiamo Maria di Vighizzolo. Brava Maria. Poi ancora, cimitero da curare di più, dicono. Cimitero, sicuramente, come dico sempre, il biglietto da visita di qualsiasi comunità, è il senso di civiltà che una comunità ha. Dedico parecchia e molta attenzione appunto sul nostro cimitero. Spesse volte riscontro che tra i cittadini giudizi discordanti, c'è chi mi dice: mai visto un cimitero così tenuto bene rispetto agli altri cimiteri. Poi c'è chi invece magari dice: no, in questo momento non. E quindi è difficile accontentare, cioè, tutti, ma penso, ma proprio per un discorso di media, di osservazioni che mi vengono fatte, che il nostro cimitero sia uno dei migliori in circolazione. No. Allora, il Duca è fondamentale, però attenzione, non esistono solo i commercianti del centro, dice un ascoltatore. Certo. Scusi Lanfra, prendete i vandali. Ah sì, suggerisce una punizione nei confronti dei vandali. Si può anche. Concordo. Sul fondo schiena. Diciamo così. Ecco. Lo dice in maniera un po' più colorita, ma vabbè. Un po' velata, lo dici in maniera velata. Io l'ho detto in maniera velata, quello proprio aveva svelato proprio. Insomma. Allora, dunque, il mercato settimanale bellissimo, storico, sempre folcloristico, troppo bello il venerdì, appunto. Adesso ho imparato che è il venerdì. Ok. Quindi l'aspetto prossimamente al venerdì al mercato ci vengo. Allora, quando finiscono i lavori del velodromo, ne chiedo, secondo lei? Qui non voglio dire una data perché sarebbe in questo momento, esatto, poi dopo non fa parte della mia essere, dare delle cose se non sono sicuro. Qua dice: faremo invidia alla città di Brescia, ma forse già l'ha fatto invidia, perché Brescia c'ha per esempio un mega centro commerciale che è fantasma, voi no. No, noi lo faremo un centro commerciale, speriamo ce l'ho aperto. Quindi, esatto. Quindi ancora più bello. Allora, Lanfranchi, abbiamo un centro sportivo a Monte Clarenze da fare invidia. Quando sarà finito il Fassabortolo? Ribadisco quello che ho detto prima. Spero il più velocemente possibile, ma sarebbe in questo momento, insomma, sciocco dare una data precisa. Poi è molto importante che l'amministrazione abbia un po' di riguardo nei confronti di noi commercianti, con manifestazioni specifiche che portano quindi persone. Ma penso che l'assessore vice sindaco, per quanto concerne le manifestazioni, sia molto presente. Rammento la sfilata che faremo della moda, fra l'altro già in programma, rammento la serata dedicata a luglio, penso per ormai che diventa una tradizione di notte. Voglio dire, penso che sfido gli altri comuni a fare tutte le iniziative che vengono fatte grazie, diciamo, alla passione del nostro vice sindaco, del nostro assessore, ma perché fa parte di una logica politica nostra dell'amministrazione di dire: più creiamo movimenti di spettacolo, più creiamo un volano virtuoso anche per i nostri negozi. Poi è interessante il contributo per noi commercianti, grazie assessore, lei è veramente attento alle nostre esigenze. Le dicono: scusi Lanfranchi, ma la tassa di soggiorno era indispensabile, mi sembra un ulteriore balzello per i pochi turisti, dice un... Allora, come dicevo, la normativa nazionale non è che ce la siamo inventate noi, la normativa nazionale dà la possibilità a quelle città che hanno ottenuto e vengono considerate città turistiche
di introdurla. Chiaro che non siamo, siamo consapevoli che non siamo Forte dei Marmi, che non siamo Desenzano, per rimanere qui vicino. Siamo Montichiari, abbiamo, e penso che anche qui l'opera dell'amministrazione sta valorizzando al massimo per far conoscere non solo ai monteclarensi, anche perché spesse volte proprio i monteclarensi non conoscono le bellezze del proprio paese, è normale. Ecco, e le conoscono quelli da fuori che mi vengono. Io per esempio ho degli amici che mi chiedono: ma quando posso venire a visitare il castello? Per dire, quindi come spesso succede, non consideri le bellezze che hai vicino, vai magari a fare viaggi all'estero e non sai, esatto, tutto ciò che ti circonda. Non a caso c'è il detto nemo profeta in patria, ecco, cioè, non però è un caso. Ritornando un attimino alla domanda, cioè, voglio dire, tenete presente quello che ho detto prima, è una tassa sostanzialmente che non tocca i nostri i cittadini, naturalmente valuteremo la situazione in modo tale che non sia disincentivante per coloro che desiderano venire a Montichiari come turisti a visitare le nostre situazioni, le nostre, diciamo, bellezze. Quindi un criterio di moderazione rispetto a quel plafond che vi ho detto, che massimo arriva ai 5 euro. Massimo, noi evidentemente adesso valuteremo quanto benissimo verrà fatto. Allora, siamo in chiusura, noi ringraziamo tantissimo l'assessore del comune di Montichiari, Guido Lanfranchi. Grazie assessore, buona giornata. Buona giornata, e allora quando è il mercato? Il venerdì, il venerdì. Imparato. Grazie. Prego, grazie, buongiorno.